Giannone. E noi adesso cambiamo argomento. Scaletta Zanclea 2 anni dopo come non l'abbiamo mai vista. Un viaggio tra i fondali del mare di Scaletta che custodisce ancora le prove di quella terribile tragedia tra detriti e carcasse di auto, con il pensiero che va naturalmente ai dispersi, le cui ricerche si concentrano per mesi proprio in quelle acque. Sentiamo Valeria Brancato. Scaletta 2 anni dopo, tra commemorazioni, proteste e quelle ferite ancora aperte e ben visibili. Lì dove la forza del fango fu talmente violenta da non risparmiare niente e nessuno. Lì oggi resta un vuoto immenso. Ma le ferite del territorio di Scaletta sono tante e non tutte visibili. In questi 2 anni le telecamere e le macchine fotografiche di testate giornalistiche e di privati hanno raccontato attraverso innumerevoli immagini la devastazione che ha colpito Scaletta Zanclea. Ma c'è qualcosa che ancora molti non hanno visto. Sono le ferite più profonde, quelle nascoste, quelle sprofondate nell'abisso del mare e trascinate giù, in fondo. È un viaggio tra i fondali del mare di Scaletta Zanclea. Ma potrebbe anche essere un viaggio in fondo all'anima di chi quel terribile giorno c'era. È un viaggio che parte dalla spiaggia di Scaletta, divenuta per mesi una distesa di detriti. Tra montagne di terra e i resti di ciò che i sommozzatori dei vigili del fuoco, nella disperata ricerca dei dispersi, man mano tiravano fuori. Ci immergiamo. Un tuffo nei fondali di Scaletta, nel tratto di mare antistante uno dei luoghi più devastati dall'evento calamitoso, Contrada Foraggine. Ecco cosa possiamo mostrarvi oggi grazie a Salvatore Gianchinta e Zancle.it. Ancora detriti. Massi, tanti massi. E poi un cancello, forse di una casa, chissà. La carcassa di un'auto. E il pensiero non può non andare a chi quella macchina, magari quella maledetta sera, la guidava. E non puoi non chiederti, ce l'ha fatta? Il mare custodisce ancora le prove di quella terribile notte. Enormi lastre di ferro accartocciate dalla furia dei detriti e ciò che rimane di un'auto bloccata da un masso enorme che la tiene giù. D'un tratto rivedi la violenza di quel fiume di fango e detriti, come la scena di un film a rallentatore. E il pensiero va a Chetti De Francesco, Alessandro Sturiale, Carmela Cacciola, Carmelo Ricciardello, Santi Bellomo. I 5 dispersi, le cui ricerche si concentrarono da subito in mare. Ma il pensiero va naturalmente anche a Bartolo Sciliberto, scomparso invece ad Altolia. E quante volte abbiamo guardato quel mare chiedendoci cosa vi fosse là sotto. Lì, in quelle acque, tra quei detriti dove i sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno cercati per mesi. Oggi, a distanza di 2 anni, quello stesso mare riporta alla luce nuovi resti, nuove tracce. Sono immagini strazianti che toccano il cuore. Le parole non servono. Le parole non bastano stavolta a spiegare, a descrivere. È il silenzio. È il silenzio della profondità del mare a parlare. E ciò che rimane dopo aver visto il fondale è il terribile dubbio su quanto e cosa, e soprattutto chi, il mare ancora custodisca di quella terribile tragedia. Avete visto quanto strazianti siano le immagini che vi abbiamo proposto in esclusiva grazie alla collaborazione di Zancle.it. Ma a tal proposito, i consiglieri di Nuove Prospettive per Scaletta, Gabriele Avigliani e Giuseppe Meola, hanno manifestato la volontà di scrivere al prefetto e ai vigili del fuoco per chiedere la rimozione dal fondale delle auto.